Pensavo di averla lasciata al nido, non so cos'è successo. Lo ha detto, ripetendolo tra la disperazione, Sandro Latona, l'appuntato dei carabinieri che il 7 giugno nel quartiere della Cecchignola, Roma, ha dimenticato in auto sua figlia Stella, di 14 mesi. La bambina è morta dopo 7 ore e mezza di agonia. Sandro portava la bambina all'asilo ogni mattina, ma quell'ultima volta, nella sua mente, è successo qualcosa e ha cancellato quell'azione quotidiana, distruggendo la felicità della sua famiglia. Sandro non si è svegliato dal suo falso ricordo neanche quando sua moglie Arianna Leonetti è andata a riprendere la bimba all'ora di pranzo, scoprendo il cadavere della piccola e in preda al dolore. Ha chiamato al telefono il marito. «Che cosa hai fatto? L'hai uccisa?» gli ha gridato con la disperazione di una madre che ha perso sua figlia senza sapere perché. Sandro non ha capito nulla neanche di fronte a quelle urla. Pensava che fosse uno scherzo. Ha dichiarato: «Ero convinto che Stella fosse al nido anche quando ho parlato con mia moglie per mettermi d'accordo per andarla a riprendere». Gli hanno dovuto raccontare ciò che aveva fatto, dicendogli che lui, quella mattina, era sceso dalla macchina lasciando la figlia Stella nel seggiolino sul sedile posteriore, invece di portarla all'asilo. Lo hanno dovuto mettere davanti al fatto di aver lasciato la sua bambina chiusa in auto per più di 7 ore sotto il sole cocente e che la sua dimenticanza ha portato alla morte della piccola. Il sottufficiale, impiegato nella Direzione Generale del Personale del Ministero della Difesa alla Cittadella Militare della Cecchignola e padre di altri 2 figli avuti da una precedente relazione, verso le 8 del mattino era uscito di casa per andare al lavoro. Aveva parcheggiato la sua macchina in via dei Fucilieri e avrebbe dovuto prendere la bambina seduta nel seggiolino per portarla, come di consueto, all'asilo nido interno riservato ai dipendenti. Come ogni mattina, avrebbe dovuto lasciare Stella alle maestre e recarsi al suo ufficio a pochi metri di distanza. Invece si è dimenticato della figlia, ha chiuso l'auto ed è andato al lavoro. I testimoni hanno sentito Sandro chiamare la moglie in mattinata per dirle di andare lei a prendere la figlia al nido. Ma quando Arianna, uscita da un'altra scuola della zona dove fa l'educatrice, è arrivata all'asilo della figlia verso le 14:40, Stella non c'era. Le maestre le hanno comunicato: «Oggi era assente». La donna, in preda al panico, ha guardato dall'altra parte della strada, verso la Renault parcheggiata di fronte. Ed è rimasta scioccata. Ha iniziato a correre disperatamente verso l'auto, pregando che non fosse come temeva. In quel momento il silenzio nel piazzale fu rotto dalle urla strazianti della donna, che ha trovato Stella con il volto arrossato, accasciata sul sedile. Un maresciallo dei carabinieri si è precipitato sul posto, ha rotto il finestrino e tirato fuori la bambina, sperando di salvarla. Ma era troppo tardi. Dopo 7 ore di agonia, la bambina era morta e a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, che si sono occupati anche di Arianna e Sandro. I genitori sono rimasti sconvolti nell'ambulanza a guardare il corpo senza vita della figlia. È la tragedia di una madre che non perdonerà mai suo marito, nonostante si sia trattato di una tragica fatalità. È la tragedia di un uomo che ha lasciato morire la figlia che amava, e che ha visto sgretolarsi davanti agli occhi tutte le sue certezze. E quel dramma diventa la croce da portare al mondo, davanti a chi pensa che una cosa del genere non possa mai accadere a una persona normale, e invece succede, continua a succedere senza avvisaglie. Difatti, dal 1998, in Italia, sono state 11 le vittime minori di 2 anni morte allo stesso modo. Dimenticate in auto bollenti da genitori che pensavano di averli portati a scuola, dai nonni, dalla babysitter. I falsi ricordi sono causati dalla cosiddetta FBS, Forgotten Baby Syndrome, la sindrome del bambino dimenticato, un cortocircuito mentale che dal 2008 ha causato la morte in macchina di oltre 1000 bambini in tutto il mondo. La prima vittima italiana fu a Catania il 3 luglio del 1998. Andrea Deodato, di 2 anni,
che morì di asfissia, lasciato in auto dal padre. Poi, sempre a Catania, un caso simile. Un ingegnere, il 19 settembre del 2019, doveva portare suo figlio Leonardo Cavallaro all'asilo, ma lo aveva abbandonato in macchina per più di 5 ore, portando il piccolo di 2 anni a esalare l'ultimo respiro. Storie orribili, che hanno portato la politica a trovare soluzioni contro la sindrome del bambino dimenticato. Il Parlamento ha approvato il decreto seggiolino, conosciuto anche come decreto salva bebè, che prevede l'obbligo dei seggiolini anti-abbandono in macchina. È una specie di seggiolino dotato di un allarme acustico che avvisa i genitori della presenza di un bambino in macchina. Il provvedimento, di cui la prima firmataria è l'attuale premier Giorgia Meloni, è entrato in vigore dal febbraio del 2020 e prevede l'installazione obbligatoria per i bambini sotto i 4 anni di età con una multa di 300 euro e la decurtazione di 5 punti della patente dei genitori. Da allora nessun bambino era morto a seguito dell'abbandono in macchina, fino al 7 giugno scorso, quando il dramma ha colpito Stella. Gli inquirenti, per ora, hanno indagato Sandro Latona per abbandono di minore e omicidio colposo. Hanno scoperto che l'auto dell'appuntato non aveva il seggiolino salvabebè. Una storia orribile.